Beh, i lividi sul collo possono, diciamo, scaturire da due fattori fondamentali. O hanno tentato di strangolarlo e l'hanno strangolato, oppure, diciamo, gli hanno fatto un succhiotto. Diciamo, escludendo la prima, la seconda ipotesi è la più probabile. E quindi probabilmente sì, ti sta tradendo, ma non è detto che di questo tu debba fartene un problema. Puoi approfondire verificando, raccontando una storia, dicendo: ah, sai che una mia amica, ha scoperto che il compagno lo tradiva da dei segni che gli sono rimasti. E vedi cosa ti dice, insomma, se lui inizia a grattare, guardarsi di là, toccarsi le labbra, vedi che entra in tensione, beh, confermo che è la prova del 9 che ti ha tradito. E poi a quel punto lì, però, prima di fare l'accertamento vero, insomma, di smascherare la situazione, devi capire che cosa fare, perché poi se tu trovi la prova, certo, la prova provata che ti ha tradito, ma tanto non hai il coraggio di lasciarlo, e te ne resti comunque con lui, e allora le corna cresceranno a sproposito sulla tua testa. Ne avrai più che in una cesta di lumache. Perché quando uno fa un accertamento, cioè quando definisce, ah sì, mette lì sul piatto le prove inconfutabili del tradimento, deve poi lasciare. Perché se tu non lasci e accetti, diciamo, questa situazione, non è che diminuirà le corna, te ne farà ancora di più, tanto tu le accetti comunque. E allora a quel punto lì è meglio che fai finta di niente, che fai finta, come dire, ti tieni l'informazione, magari fai le corna pure tu, ma non vai a tirare fuori la questione, perché poi altrimenti non vai neanche a fare accertamenti precisi. Prima devi definire dentro di te che cosa vuoi veramente? Questo è il punto fondamentale in questa situazione, altrimenti resta tutta fuffa. Seguimi su Instagram, Massimo Toramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube, tra cui il nuovissimo canale Liberati dai narcisisti con Massimo Toramasco. Ciao!